Buonasera, benvenuti al primo Covo Caffè di questo 2016. I Covo Caffè sono un'abitudine di CNA, un'abitudine che abbiamo iniziato quando abbiamo aperto il primo punto di coworking della nostra provincia, un punto di coworking presente presso la sede della nostra associazione a disposizione di chiunque volesse intraprendere. Insieme a questa esperienza abbiamo dato il là a una serie di appuntamenti, dialoghi con chiacchierate informali con ospiti, autori, imprenditori, esperienze degne di essere raccontate in qualche modo. È da qui che vogliamo trovarci anche questa sera a parlare con una persona che sicuramente i valori del coworking li condivide e che ha un'esperienza alle spalle notevole, non ovviamente in termini di coworking o comunque non solo, ma è una persona, Enrico Bassi, ve lo introduco, che ha una attualmente si occupa del coordinamento del Fab Lab Open Dot di Milano, ma ha una lunga storia alle spalle, ora noi ce la faremo raccontare almeno in parte. E io inizierei proprio dal concetto di Fab Lab, Enrico, il laboratorio di fabbricazione letteralmente, che è un luogo che sostanzialmente non è né fabbrica né bottega artigianale, ma è una forse una via di mezzo, neanche tanto tra queste due realtà, perché è proiettata comunque verso qualcosa di nuovo. Ti chiedo di darci una tua definizione, di partire in questo modo. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi fa molto piacere poter parlare di questi temi, diciamo, in territori più produttivi di quello che è Milano, cioè meno, come dire, istituzionali e in cui si fanno ancora veramente tante cose, proprio perché i Fab Lab sono spazi in cui si sperimentano processi nuovi di produrre le cose. Quindi inizialmente nascono come centri di ricerca, in un certo senso. Il primo laboratorio era dentro l'MIT, all'interno di un corso che si chiamava Center for Bits and Atoms, quindi il punto di connessione tra l'informazione, i bit, e la materia, gli atomi. Il docente che si è inventato un po' questo concetto, è partito dalla domanda: cosa potrebbe succedere se io sono nella condizione di trasformare informazioni in materia e materia in informazioni? Che in realtà non è neanche un concetto così nuovo, nel senso che tutti noi, dentro ogni cellula del nostro corpo, quindi la materia che ci compone, ci sono le informazioni per costruire tutto l'intero del corpo. Quindi la natura lo fa già, noi no, noi produciamo in un modo molto antico, in un certo senso. Da questa prima sperimentazione universitaria, il laboratorio è uscito dall'università, il secondo, sempre a Boston, era, diciamo, nell'equivalente americano di un centro sociale, quindi ha preso subito una connotazione sociale. Il terzo, se ricordo bene, era in India, quindi ha cominciato a entrare in contesti molto diversi, e quello che è successo è che alla fine ovunque si innestava questo modo di fare cose, questi spazi, prendevano una forma diversa. Quindi quello che si è visto è che, dando la possibilità alle persone di parlarsi, utilizzare macchine, tecnologie semplici, magari meno efficienti, cioè la critica che si fa spesso è che sono macchine, diciamo, un po' giocattoli, no? Però nonostante tutte queste limitazioni di produzione, consentivano di fare sperimentazione a una velocità che in un'azienda è quasi impossibile, così come in una scuola è quasi impossibile, così come in paese in via di sviluppo è quasi impossibile, e così via. Quindi la combinazione magica di persone che hanno interesse a confrontarsi con gli altri, aprirsi, raccontare quello che fanno, aiutarsi a vicenda. Macchine che consentono di scaricare informazioni dalla rete e trasformarle in cose vere. O al contrario, altre macchine che consentono di prendere cose vere e ritrasformarle in informazioni che possono finire sulla rete, ha accelerato una serie di processi. Quindi detto così sembra molto vago, perché effettivamente è un po' come se fossimo all'inizio della produzione industriale.
e quindi siamo stati abituati da millenni a costruire le cose a mano, e a un certo punto qualcuno arriva e dice ma no, ma fallo con le macchine, e uno dice no, beh, io l'ho sempre fatto a mano, faccio mobili, mio nonno faceva mobili, il nonno di mio nonno, e funzionano benissimo. E spiegare perché ha senso farli industrialmente è stato difficile, ci sono voluti decine di anni, centinaia di anni in alcuni casi, e noi siamo un po' in una fase del genere, in cui ritorna la manualità e la capacità di fare le cose direttamente, ritorna il contatto con l'utente finale, quindi fare le cose su misura, però è come se fosse davvero un piccolo paese sparpagliato in tutto il mondo. E quindi su un progetto ti serve interfacciarti con qualcuno in Messico, e cerchi il laboratorio del Messico, gli scrivi e questo ti risponde. Poi ti tocca fare le call a mezzanotte, perché col fuso orario è un casino, però è molto bello veramente sentirsi parte di un network che è globale. Hai citato l'MIT, il primo Fab Lab quindi nasce a Boston, credo 12 anni fa, quindi non parliamo di... Parliamo di un passato molto recente, e quello che mi chiedo è questo: è uno di quei momenti che forse epocali, se vogliamo, che forse non ha fatto il rumore come, che ne so, l'invenzione di internet, l'invenzione del motore a scoppio, però è uno di quei momenti dove c'è un prima e un dopo. Muore John Lennon, bam, il mondo non è più quello di una volta. E in questo senso mi stupisce un po' questa cosa e mi incuriosisce capire, non so se tu hai un punto di vista su questo, perché proprio lì, proprio 12 anni fa, in quel momento, in quel posto, il mondo ha tirato sulla testa, ha fatto un cambiamento che... È interessante perché tante cose sono accadute più o meno in contemporanea circa 10 anni fa. Anche il primo coworking ha più o meno la stessa età. Tutto quello che noi oggi identifichiamo come economia collaborativa, cioè modi diversi di collaborare, ma non senza fini di lucro, cioè cercando di trovare anche una sostenibilità economica a questi processi, si sviluppano più o meno in parallelo. Probabilmente, come dire, i cambiamenti è che a un certo punto c'è la famosa goccia che fa traboccare il vaso, no? Però prima il vaso si è riempito. Quindi il terreno era pronto, gli americani hanno la capacità di essere più veloci di noi, perché si fanno meno domande, nel bene e nel male, non è né un complimento né una critica. Quindi probabilmente davanti a un cambiamento che stava emergendo, in cui la comunicazione diventa globale, produrre le cose o avere delle cose forse non ha più nemmeno così tanto senso. E quindi si comincia a spostarsi verso l'accesso piuttosto che il possesso. Mi viene da sorridere perché abbiamo avuto e abbiamo visto nel tempo, nella dimensione della rete, tanti tentativi di trasformare il virtuale in un surrogato di reale, mondi virtuali, giochi di strategia online, piuttosto che, come si chiamava, Second Life. Adesso siamo in una fase ancora successiva, perché l'influenza della rete si sta trasformando nella vita reale in un senso molto più concreto. Ma allora, credo che siano due processi abbastanza in sovrapposizione. Dipende qual è il tuo punto di partenza, però l'obiettivo è mischiarli. Quindi se tu parti da, come dire, che ne so, faccio film, videogiochi, allora mi interessa la realtà aumentata, la realtà virtuale, oppure appunto mondi tipo questi. Ma anche Minecraft, che sta diventando uno strumento per un gioco per spiegare la programmazione. E se invece produci oggetti, il tuo interesse è rimanere dentro un mercato che sta cambiando, e il mercato sta cambiando principalmente sulla spinta della rete, e quindi probabilmente i tentativi sono quelli di capire come rimanere dentro un mercato che cambia, e quindi cambiando i prodotti che fai o il modo in cui li fai. Quella che adesso, insomma, si definisce un po' manifattura 4.0, quindi oltre quello che può essere la produzione digitale, diventa fondamentale essere veloci. Quindi è vero che i Fab Lab esistono da 12 anni, però è anche vero che nel 2001 le macchine che c'erano, le stampanti 3D che avevamo in laboratorio, erano preistoria.
Cioè i prodotti fatti allora erano piccolissimi, lentissimi e veramente brutti. Oggi vedere quelle cose lì ti fa tenerezza, quindi vuol dire che in 4 anni la tecnologia si è sviluppata a una velocità incredibile. Il che vuol dire che è ancora più importante stargli dietro, cioè è ancora più importante imparare a essere veloci nei cambiamenti, cosa che noi non siamo bravissimi. Sei stato bravo tu quando hai tradotto queste cose che ti frullavano un po' in testa come delle scintille nel momento in cui sei stato chiamato a di fatto fondare il primo Fab Lab italiano. Come è andata questa cosa? Raccontaci. Io l'ho coordinato, nel senso che il merito e la visione è di Arduino. Io questa cosa l'ho scoperta praticamente per caso, perché ero appena rientrato in Italia, che lavoravo all'estero facendo innovation design, quindi un lavoro leggermente diverso, e la cosa che non mi piaceva dell'innovation design era che era molto astratto, cioè noi immaginavamo soluzioni in cui però tu non avevi mai, come dire, il feedback vero delle persone che lo usavano. Invece questa cosa dei Fab Lab a me piaceva moltissimo, perché quello che succedeva è che c'era gente vera che passava in laboratorio e mi diceva, la signora settantenne che ricordo ancora perché aveva capito al volo il concetto di Fab Lab, quando gli spiegavo il fatto di poter fare delle cose che non esistevano, la sua necessità era fare degli stampini per i salatini più piccoli, perché i nipoti ingordi si ingozzavano di salatini grossi e si soffocavano, e quindi il suo concetto, la sua necessità da risolvere era molto tenera e familiare, però era una cosa vera, e mostrava come tutti noi alla fine, anche senza saperlo, avremmo voglia di cose che non esistono, ma siamo talmente abituati al fatto che se non c'è vuol dire che non ha senso, che non ce lo domandiamo neanche, non ci proviamo neanche a farlo. Quindi, e la cultura italiana di costruirsi le cose era, ed è tuttora incredibilmente forte, molto più che in altre parti del mondo. Quindi, da un certo punto di vista, mi faceva anche un po' paura il fatto che in due generazioni si è passati da mio nonno che ha costruito, cioè io avevo grandissima stima sua, era un muratore, ma qualunque cosa metteva a mano riusciva a metterla a posto, a dall'altra parte arrivare a dire, boh no, non so come cambiare una spina. Quindi questa capacità di costruire cose... Io sono portatore sano di questo problema, quindi sto ascoltando con un sacco di interesse. Ok, ma è una questione di forma mentis, cioè se ti... che crescono dicendo guarda che non puoi farcela, tu pensi che non puoi farcela, in qualunque ambito, incluso cambiare le spine. Quando poi provi e ci riesci, ti dà una grandissima soddisfazione, è abilitante come cosa. Quindi quella scintilla di entusiasmo che vedevo negli occhi dal bambino alla signora di 70 anni, quando capivano che si poteva fare, era una roba bellissima. Prima hai citato Riccardo Luna, Massimo Banzi. Stavo ragionando sull'aspetto più culturale, se vogliamo, di questo tema. Non so se è solo una questione legata a mentalità e cultura o se c'è dell'altro. Mi riaggancia un esempio, una persona che conosco, un vecchio tipografo, che sentiva bene o male l'esigenza di doversi trasformare, ha deciso di investire in tecnologie come stampanti 3D, ha avuto un'intuizione interessante nel volersi sviluppare e contaminare con queste tecnologie, ma lo sta facendo in un modo molto chiuso, il contrario di open dal punto di vista della condivisione di queste risorse, di queste conoscenze che sta mettendosi in casa. Lui lo vive come un vantaggio competitivo, ovviamente, rispetto ai suoi concorrenti. Dove sta l'errore in tutto questo? Forse non c'è nemmeno un errore, cioè dipende qual è il tuo obiettivo. Quindi, se il tuo obiettivo è essere unico, devi esserlo per il maggior tempo possibile. Quindi vuol dire che o tu sei molto veloce o gli altri sono molto lenti. Oppure riesci a rallentare gli altri.
Quindi vuol dire che tu brevetti una cosa e per un tot di anni sei l'unico che può usufruirne, oppure il livello di sviluppo di quello che stai facendo è talmente avanzato che gli altri, anche copiandoti, hanno bisogno di tempo per raggiungerti. Però è un processo che, come dire, ormai in tanti si sono specializzati a fare, per cui non funziona più sempre così bene. Invece, essere aperti, collaborativi, creare una rete di contatti, trovare le persone giuste, persone con cui ti trovi bene a collaborare, è una cosa che richiede tempo. Quindi, per assurdo, io vedo il mio competitor che ha una Stratasys di un certo tipo, la compro anch'io e siamo allo stesso livello. Ok, ci metterò un po' a imparare la macchina, devo trovare un designer che la sa usare, va bene, però diciamo che se mi impegno in un mese gestisco questa cosa. Creare una rete di persone interessate a lavorare insieme non è una cosa di un mese. Può volerci veramente tanto. Prendendo l'esempio del tipografo, noi in laboratorio abbiamo fatto uno user group che si chiama Visual Making. Uno user group è una cosa strana, cioè è una serata al mese in cui il laboratorio è aperto, è accessibile gratuitamente a tutti, c'è qualcuno di noi che dà una mano con le macchine possono essere usate gratuitamente, solo che si fa attorno a un tema. Nel caso di visual making è proprio la comunicazione visuale, cioè il produrre cose, come dire, che bidimensionali, grafiche, in un qualche modo. Lo facciamo in collaborazione con due persone che lo gestiscono, che fanno stampe d'arte una e grafica l'altra. Quindi accadevano queste serate molto belle in cui io gli parlavo di laser, engraving, e loro mi guardavano in modo come se parlassi un'altra lingua. Poi loro cominciavano a parlarmi di tecniche di serigrafia, incisioni, acquaforte, punte secche, e io non capivo nulla. Cioè, non è che io ero più intelligente di loro, avevamo conoscenze diverse, e quindi io imparavo da loro, loro imparavano da me, e insieme abbiamo sviluppato una serie di tecniche che danno risultati molto simili come gusto a quelli antichi, ma con un livello di gestibilità tipico del digitale. Questa innovazione, la ragazza che segue questo user group, Daniela si chiama, lei una stampante 3D ce l'aveva a disposizione, un designer che gli faceva le cose ce l'aveva. Non era quello il punto, era proprio una sorta di ricerca in una direzione che puoi fare solo insieme. Quindi mentalità e cultura, continuiamo su questo filone che mi intriga. Sì. Qualche giorno fa è stata presentata alla stampa la nuova edizione della Maker Faire. Questo evento come lo vedi? Io l'ho vissuto da visitatore con sentimenti molto, molto contrastanti, soprattutto le prime edizioni mi hanno lasciato un po' perplesso perché puntavano molto sul lato pop della tecnologia, quindi tanti bambini sono stati contenti di tornare a casa con il portachiavi a forma di Yoda, però poi far passare il messaggio di quali applicazioni concrete, reali, potessero essere di beneficio a chi fa impresa, a chi ha intuizioni di tutt'altro genere, insomma, missione compiuta parzialmente. Riccardo Luna, Massimo Banzi sono dei supereroi, secondo me, forse anche grazie a questo lato pop hanno saputo diffondere questa sorta di conoscenza di questi posti. È sufficiente? Non so, come la vivi tu questa fiera meravigliosa e terrificante al tempo stesso? Allora, la Maker Faire è sovraccaricata di valori che non ha. Cioè, noi abbiamo un problema legato all'innovazione, altrimenti, come spiegarlo? Mia nonna, quando aveva un bellissimo terreno in montagna nel paesino dove sono nato, e noi volevamo costruirci una cascina, e lei si è rifiutata con tutte le sue forze, perché per lei la cascina era simbolo di povertà. Essendoci passata, non voleva assolutamente farlo. Aveva una reazione che era innaturale. Ok. Noi come popolo italiano, secondo me, abbiamo un po' la sindrome di mia nonna, che non so che nome abbia, ma andrà trovato, legato all'innovazione. Cioè, non la facciamo, ma ne parliamo un sacco.
Quindi, altrimenti nessuno di noi saprebbe cosa vuol dire petaloso. Petaloso, secondo me, è stato l'esempio perfetto di fama di qualcosa di nuovo, al punto che carichi di un valore che obiettivamente non ha una cosa che è stata, che magari è successa altre 20.000 volte. Qualunque bambino inventa parole, cioè, tra l'altro. Allora, la Maker Faire è vittima della stessa sindrome. Quindi, le Maker Faire sono dei momenti molto giocosi, non sono una fiera sull'innovazione, non è un momento in cui, come dire, si vede il futuro. Anche magari, ma principalmente sono dei momenti molto di festa e di confronto, molto piacevole, che devono comunicare a tutti, in cui c'è la cosa super avanzata, fantastica, geniale e complicatissima, a fianco a un gioco per un bambino che sia più intelligente del videogioco sulla PlayStation, senza nulla togliere ai videogiochi, no? Però magari che mette in moto dei meccanismi diversi. Il problema qual è? È che ad un livello di comunicazione si sono sovrapposti dei livelli che secondo me fanno solo confusione. Innovare non vuol dire avere un'idea buona. Cioè, è come dire tornare a casa con un sacchetto di semi e sentirsi sazi di zucche, perché è la stessa cosa. No, perché poi i semi devi seminarli, le zucche devi annaffiarle, devi fare attenzione che non ti marciscano. Cioè, il grosso del lavoro non è procurarsi i semi, non è avere idee. Il grosso del lavoro è svilupparle e stargli dietro. Quindi, per questo che il mondo produttivo ha bisogno di contaminarsi in modo lungo. Cioè, per un'azienda andare alla Maker Faire può essere un buon inizio, ma se spera di tornare a casa con il prodotto da mettere in produzione, sbaglia, secondo me. Può tornare a casa con tanta buona volontà, che fa sempre bene, una bella dose di entusiasmo che è super benvenuta, però poi da lì parte il lavoro duro. In questo ambito, soprattutto in questo ambito, mi viene da dire, politica, istituzioni, hanno una buona rapidità nel leggere questo cambiamento, o meglio, lo hanno avuta. Io leggevo, tendenzialmente devo dire che tengo un approccio sempre molto positivo. Okay. E mi basta una, come dire, una buona notizia per credere che allora per l'umanità ci sia speranza. Leggevo del MIUR che ha messo a disposizione 28 milioni di euro, no, per portare nelle scuole elementari, esatto, questi laboratori di fabbricazione digitale, atelier creativi, kit di robotica e cose di questo genere. È un segnale positivo, c'è davvero speranza o lo sto alludendo? No, c'è assolutamente speranza, sarebbe positivo. Anche Milano, per esempio, il Comune ha fatto moltissimo per favorire la fabbricazione digitale e i laboratori sul territorio. Quindi in realtà non è vero. Il problema della pubblica amministrazione è più come fa le cose che le cose che fa. Quindi purtroppo noi siamo un po' vittime di burocrazia, e quindi in un mondo che è molto borderline, cominciare a richiedere alcuni tipi di certificazioni o di processi perché non sai dove inserire quel tipo di realtà può essere un problema. Quindi sarebbe più intelligente fare delle caselle nuove che cercare di forzarli dentro caselle esistenti. Il caso del MIUR e dei laboratori nelle scuole è molto interessante, soprattutto perché è stato dimostrato, hanno fatto delle prove, esperimenti più all'estero che in Italia, in cui la possibilità di attività extrascolastiche, diciamo fuori dal curriculum tradizionale, dava la possibilità a bambini che magari erano considerati poco brillanti o passivi o con difficoltà a rimanere concentrati, davano la possibilità di esprimersi. Quindi su questo mondo di educational, tra l'altro, c'è tantissimo e secondo me è un tema veramente, veramente interessante. Lo si può riassumere con la citazione famosa di Einstein, che sono tutti geni, ma se valuti un pesce per la sua abilità di arrampicarsi sugli alberi si sentirà scemo tutta la vita. Attribuita a lui, ma non credo che poi effettivamente lo sia. Però la scuola è strutturata per tenerti fermo davanti a uno che parla per ore e poi memorizzare quello che questo ha detto e ripeterglielo.
è un sistema che funziona con alcune persone e che assolutamente non funziona con altre. E quindi sicuramente è un ottimo inizio il fatto di cominciare a inserire dentro i processi più istituzionali, quindi anche il fatto che il mio si muova è sicuramente positivo, un approccio che non sia così frontale. Enrico, stiamo per entrare nell'ultima parte ormai di questa piacevole chiacchierata. Intanto ti ringrazio per essere venuto a Parma e per la tua presenza qui, come voglio e ci tengo a ringraziare chi queste iniziative le sostiene dalla loro nascita, quindi il Banco Popolare di Lodi e il gruppo Giovani Imprenditori di CNA. Non voglio chiuderla qui perché ho in realtà, come spesso mi succede, scritto una trentina di domande, te ne ho fatte tre di quelle che avevo preparato, ma su qualcuna ci voglio tornare, anche per approfittare della tua esperienza. Sicuramente hai avuto sotto gli occhi esperienze di ingegno straordinario. Mi piacerebbe che ce ne raccontassi qualcuna di quelle cose che hai visto. Vabbè, allora, viene sempre da citare i progetti più complicati, perché dici, guarda quante cose belle che può fare una persona da sola. In realtà, secondo me, le cose più interessanti non è tanto il progetto in sé, ma è chi le fa. Per cui ti cito due casi, uno molto complicato e uno molto semplice. Quello molto complicato è un ragazzo che, appunto, di questi che a stare seduto in classe davanti a uno che parla non ce la faceva, per cui si è fatto bocciare una o due volte alle superiori, ha cercato di entrare in università, non l'hanno preso, voleva fare l'accademia, non l'hanno preso, ha fatto 20.000 lavori. E poi un giorno questo qua è arrivato a Torino, entra in laboratorio con una stampante e fa: non funziona, volevo sistemarla. E si è messo, ha cominciato a lavorare. Ogni tanto gli davamo qualche dritta e lui andava avanti. Si era preso bene per la prima edizione della Maker Faire e ha detto: oh, voglio portarla, e ha cominciato a lavorarci in 3 settimane, non avendo mai usato un CAD, non avendo una stampante che funziona, se ne è riprogettata un'altra pieghevole. Lui poi ha fatto la Fab Academy, è una persona in gambissima, adesso è nel reparto di innovazione di BQ, che è un'azienda spagnola che fa elettronica, che però ha una divisione di innovazione in cui ci sono dentro un tot di persone molto brave che fanno sostanzialmente quello che gli pare, e dei progetti che emergono, le cose interessanti o che hanno un mercato potenziale, l'azienda le prende, le ingegnerizza e le vende. Quindi hanno creato una specie di spazio interno libero proprio per evitare di essere loro volontariamente o involontariamente a spegnere le idee delle persone. E quindi questa evoluzione di uno che era considerato un pessimo studente, che diventa poi come dire, uno che fa ricerca e innovazione, ricerca e sviluppo dentro una multinazionale, non è male. E lui, quando gli hanno consegnato il diploma, ha finito la Fab Academy, la graduation della Fab Academy era all'MIT, perché quell'anno lì ci trovavamo all'MIT, che era l'anno scorso. Lui il post su Facebook un po' dicendo: ringrazio tutti quelli che non hanno capito niente di me, perché mi hanno aiutato in un certo senso comunque a trovare la mia strada. E secondo me questo deve farci riflettere. Dall'altra parte invece un caso molto semplice che a me ha fatto sorridere tantissimo, facevamo degli eventi in cui spiegavamo le basi dell'elettronica con un biglietto pop-up. Quindi spiegavi delle cose veramente basilari, con nastro adesivo di rame al posto dei fili, una batteria, un LED e un interruttore fatto tagliando fisicamente il cavo. E a un certo punto un ragazzo che fa marketing o media strategy, non mi ricordo esattamente il suo titolo, però è un umanista al 100%, con davanti il suo biglietto che si illuminava, ha detto: ho fatto il mio primo circuito elettronico, ed era un LED. Però il suo entusiasmo era esattamente quel tipo di positività che lui non si metterà mai a fare elettronica. Però quando guarderà qualcosa di complicato si sentirà meno stupido. Cioè ha capito che non è un mondo impossibile. Ha fatto un primo passo e ha visto che alla fine dietro quella scatola nera con scritto sopra elettronica ci sono delle cose che sono accessibili.
E secondo me quella scintilla, quell'entusiasmo è una bomba, cioè è utile in tutti gli ambiti. Enrico, grazie mille per questa chiacchierata. Chiudo in un flash. Il tuo consiglio per una persona, un ragazzo di 23-24 anni che ha tanti idee in testa e la paura di muovere il primo passo nella direzione del suo sogno? In realtà non c'è motivo di avere paura, nel senso che ogni occasione che hai di imparare è un'occasione che va sfruttata. Dopo un po' avrai in tasca conoscenze che ti consentono di essere preparato a fare quello che hai in mente di fare. Grazie mille. Grazie a voi.